Dopo lunghi anni è emersa la verità. La dichiarazione di Silvia Toffanin circa la sua ventennale relazione con Berlusconi non è passata in sordina. Sono una delle coppie più chiacchierate e controverse dello showbiz nostrano. Stanno insieme da lunghi anni ed hanno costruito una splendida famiglia. Sono infatti i genitori di due figli. La loro appassionata relazione sembra procedere a gonfie vele. Sono complici, affiatati. Dopo 20 anni d'amore, due figli ed una relazione consolidata è arrivata inaspettatamente la dichiarazione della conduttrice di Verissimo. Silvia Toffanin e Berlusconi si sono conosciuti grazie ad una partita organizzata per beneficenza della squadra del Milan nel lontano 2001. Ai tempi lui era il rampollo di casa Berlusconi. Lei lavorava come letterina nello show in onda su Canale 5 Passaparola. La trasmissione condotta da Gerry Scotti che ha visto sbocciare conduttrici di successo come Ilary Blasi e non solo. Dopo il primo incontro Berlusconi l'ha corteggiata a lungo. Si sono conosciuti e la loro relazione è divenuta sempre più importante fino a quando hanno deciso di andare a convivere. Vivono a Portofino e hanno due bellissimi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Non amano parlare della vita privata, si sono infatti tenuti volontariamente lontani dal gossip e dal clamore mediatico tutelando la loro famiglia da occhi indiscreti. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. La verità sul loro rapporto. Nonostante la loro felicità di coppia in tanti si domandano perché non si siano mai sposati e sulla faccenda qualcuno ha malignato, azzardando su posizioni ostili. Nel corso di un'intervista che Silvia Toffanin ha rilasciato a Vanity Fair, l'arcano è stato svelato. La timoniera di Verissimo ha spiegato perché dopo tanti anni insieme, non abbiano deciso di suggellare il loro amore con un matrimonio. Silvia ha dichiarato al riguardo: "Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa. Perché non vorrei mai che la persona che mi sta a fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve e, non perché lo vuole." Parole che denotano un'intelligenza emotiva alta, e attraverso le quali ha messo a tacere per sempre qualsivoglia supposizione infondata e malevola sulla sua storia d'amore con Pier Silvio. La coppia si gode le gioie familiari senza dunque sentire l'esigenza di ufficializzare l'amore attraverso un vincolo contrattuale. In tanti ritengono che la sua dichiarazione sia giusta e condivisibile. Per questo le hanno fatto i complimenti.